Le celebrazioni per la festa della liberazione del 25 aprile a Faenza sono iniziate nel Salone delle Bandiere del municipio, dove l'ANPI di Faenza, l'ANPI di Massa Lombarda e l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifasciste di Spagna hanno allestito una mostra documentaria dedicata alla guerra civile spagnola che sconvolse e segnò il paese fra il 1936 e il 1939. Un'esposizione voluta per rendere omaggio alla lotta del popolo e di molti volontari provenienti anche dall'Italia contro il fascismo, che alla fine tuttavia si rivelò vittorioso dando vita alla dittatura di Francisco Franco. La serie di pannelli storici parte con un'analisi della Spagna agli albori degli anni 30, una nazione non ricca, basata su un'agricoltura quasi feudale, con appena 20.000 grandi proprietari terrieri a detenere la terra coltivabile e 2 milioni di contadini, quasi tutti, senza terra. Eccezione a questo sistema erano le zone di Barcellona e Bilbao e alcune aree industriali del nord. 24 milioni di abitanti contava a quel tempo il paese, 12 milioni erano gli analfabeti, 8 milioni i poveri. Nel 1931 il re Alfonso XIII abbandonò la Spagna per un volontario esilio, su pressione dei partiti ostili alla monarchia, e nacque la Seconda Repubblica Spagnola, che non riuscì mai a restituire ai cittadini un governo forte e stabile. Nel 1932 ci fu un primo colpo di Stato che però fallì. Nel 1936 il Fronte Popolare dei Partiti di Sinistra vinse l'elezione con un forte programma di riforme che avrebbe voluto riorganizzare l'economia agraria contro gli interessi dei latifondisti e della Chiesa. Proprio i proprietari terrieri e i luoghi di culto furono presi d'assalto dai sostenitori dei vincitori, che con le loro azioni violente alimentarono il desiderio di sostenere le forze di resistenza di centrodestra che si radunarono attorno al movimento della Falange Spagnola, il quale iniziò a caratterizzarsi per una serie di azioni armate e violente sulla falsariga delle camicie nere italiane, con il sostegno dei militari. L'insurrezione vera e propria partì dalla sollevazione delle truppe di stanza del Marocco spagnolo. Il nuovo colpo di Stato mirava ad essere rapido con la conquista delle principali città, ma Barcellona e Madrid, anche grazie alla mobilitazione collettiva dei cittadini, resistettero e iniziò la guerra civile. Dal punto di vista sociale, i nazionalisti comprendevano la maggioranza dei cattolici praticanti di qualsiasi ceto sociale del clero, importanti elementi dell'esercito, gran parte dei grandi proprietari terrieri, dei latifondisti e dell'alta borghesia imprenditoriale capitalista. I repubblicani erano composti dalle masse operaie urbane, dalle classi contadine e da una parte del ceto medio istruito anticattolico. Cattolico, dalla massoneria, da numerosi intellettuali e dai cattolici baschi. Germania e Italia sostennero i golpisti nazionalisti inviando truppe e mezzi. Le forze repubblicane poterono contare sull'aiuto dell'Unione Sovietica e da qualche arma proveniente dal Messico e da mercati clandestini dell'Est Europa. Francia e Regno Unito si limitarono a propagandare la difesa della Repubblica, incoraggiando la partecipazione dei cittadini. Anche da Ravenna, Lugo, Faenza, Castelbolognese e Brisighella partirono volontari per combattere le forze guidate da Franco. Erano per lo più contadini, muratori, calzolai, meccanici, camerieri, cuochi e impiegati, e i loro nomi sono raggruppati in un elenco al termine della mostra. La guerra si concluse dopo 32 mesi. Terribile fu il bombardamento di Guernica il 26 aprile del 1937 da parte dell'aviazione tedesca e italiana. Esperimento sul campo dei bombardamenti a tappeto che caratterizzarono la Seconda Guerra Mondiale e che ebbero in Coventry e in Dresda le loro pagine più tristi. Dopo la vittoria, che costò 500.000 morti, Franco governò la Spagna fino al 1975, restaurando la monarchia, di cui però si proclamò reggente. Per questo, alla sua morte, la guida del paese passò a Juan Carlos I, che guidò la nazione verso la transizione e verso l'attuale Costituzione democratica.